Formarsi per formare, che significa meditare la parola, conoscere la verità che dà la vita e andare a fondo del progetto catechistico diocesano. È uno degli spunti di riflessione emerso nell'incontro fra i catechisti dell'ambito pastorale della Val Petronio ed il Vescovo. Un invito, quello a curare la propria formazione, che non è mai scontato e che emerge come esigenza prioritaria nell'annuncio. Per stare bene coi bambini ho bisogno innanzitutto di essere nutrita io, quindi questi incontri servono a me personalmente per essere nutrita, per riuscire poi a portare quello che sento qua e quello che riesco a prendere ai bambini stessi. È importante effettuare un percorso di formazione, ma in diversi ambiti, ecco, che preveda diverse tappe per poi essere sicuramente più per offrire più idee ai bambini. Nella preparazione confrontarsi un po' anche tra di noi catechisti, in particolare anche nei nostri gruppi, diciamo. E poi anche io penso sempre pregarci anche sopra. Saper adeguare la comunicazione alla crescita dei ragazzi è una delle sfide dei catechisti oggi, ma questo aspetto non può prescindere dalla coerenza fra l'annuncio e la vita. Senza coerenza non vai da nessuna parte, i bambini l'avvertono, hanno bisogno di leggere nei tuoi occhi quello che tu stai dicendo. La fatica maggiore è il coinvolgimento delle famiglie nella pastorale e soprattutto nella partecipazione all'Eucarestia. L'importanza, anzi fondamentale, è quello il coinvolgimento della famiglia, perché i ragazzi, i bambini chiaramente non frequentano la messa se chiaramente i genitori non li fanno andare, e quindi è fondamentale l'evangelizzazione degli adulti. Sentendo i genitori questo attaccamento a questa partecipazione alla messa, anche i figli vengono regolarmente. La comunione che si sta realizzando nei vari ambiti della diocesi però è uno degli aspetti fondamentali ed è la risorsa essenziale anche nell'annuncio di ogni catechista. È una cosa bellissima che ci permette di confrontarci, di incontrarsi, di condividere le esperienze, oltre che le fatiche, le gioie che facciamo, e questo davvero ci aiuta ciascuno. Una cosa di questo incontro che ti è rimasta? La consapevolezza che siamo chiamati a seminare, che non è detto e non che i frutti li vedremo, non possiamo sapere se ci saranno o non ci saranno, perché questo poi è nelle mani del Signore.